Tappa Regina, mercoledì 2 ottobre, per il Ride dell'Etna, un evento internazionale giunto alla 22esima edizione, che per la prima volta nella sua lunga storia ha visto protagonista la città di Reggio Calabria. I preziosissimi modelli d'auto d'epoca, che attraversano un arco temporale che spazia dal 1920 fino agli anni 70, hanno sfilato in mattinata sul lungomare Falcomatà, per poi, nel primo pomeriggio, sostare a Scilla. Subito dopo, grazie al bagnarese Corrado Lopresto, architetto e imprenditore, considerato il più famoso collezionista di auto d'epoca italiano nel mondo, alcuni equipaggi hanno raggiunto Bagnara Calabra. Ad attenderli, presso la biblioteca comunale, la cui sede è stata donata dalla famiglia Lopresto al comune in memoria di Uccio Lopresto, prematuramente scomparso, il sindaco di Bagnara Calabra, il presidente della Proloco Bruno Jenco e numerosi cittadini. Ride dell'Etna, tour calabrese oggi, Reggio Calabria, Villa Scilla, non si poteva non arrivare fin qui a Bagnara. Certo, eravamo così vicini che appena ho detto ad un gruppo di amici, seguitemi che vi faccio vedere altre meraviglie della Calabria, non hanno esitato un attimo e quindi con macchine straordinarie mi hanno seguito e siamo arrivati a Bagnara. Adesso proseguiremo verso il comune, andremo alla Villa De Leo, insomma facciamo un giro panoramico delle bellezze della città. Tanti appassionati, macchine d'epoca, insomma è una grande passione, amore per questo tipo di attività, però si visitano paesi e qui c'è un po' di cuore della famiglia Lopresto, d'altro canto siamo anche davanti ai locali della biblioteca comunale. Certo, questa passione poi ti porta con l'occasione a visitare posti bellissimi, posti che non hai mai visto, e qui devo dire che grazie a questi miei amici, chi viene dall'Irlanda, chi dall'Austria, chi dall'America, chi dall'Inghilterra, quindi e i giapponesi, un gruppo di giapponesi è rimasto fermo a Scilla, quindi sarebbe stato veramente uno spettacolo anche per loro. Stasera all'Altapimare a Scilla siamo nel cuore della Costa Viola. Sì, abbiamo fatto già ieri la serata di gala bellissima lì all'Altapimare con uno spettacolo indescrivibile, ma a noi siamo abituati e io mi rendo conto che per questi stranieri è stato veramente uno spettacolo emozionante. Bene, continuiamo il nostro tour. Bene, grazie, a presto.